Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday the 13th Store. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Diego. E oggi siamo qua, come tutti i mercoledì, per continuare il nostro montaggio di Robocop De Agostini. Siamo arrivati al numero 4 e oggi monteremo una delle maniche. Adesso non ricordo se è la destra o la sinistra, comunque dopo vediamo. Diamo un'occhiata velocemente al fascicolo, che ovviamente troviamo in tutti i numeri, con dentro di solito tantissime curiosità. Oggi ci sono curiosità sui creatori di Robocop, immagino sul modello 3D del punto del cyborg, tutta la storia. Qui vediamo anche i due nemici del primo film. Qui abbiamo il montaggio della mano destra, quindi confermiamo la mano destra, che secondo me sarà anche un po' complicato questo video. Questo è il nostro Robocop, bellissimo. Ricordo che è un Robocop altezza 60 cm, pressa poco, comunque in scala 1-3. Poi ci sono, come sempre, tantissime curiosità, sempre inerenti al mondo dei robot. Bene, questo è il nostro fascicolo. Passiamo ora al montaggio della mano destra. Prima di cominciare la recensione, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella. Adesso vi lascio all'unboxing e poi al montaggio. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Ok, eccoci con i nostri pezzi tutti sul tavolo. Viene dato in dotazione un nuovo cacciavite, diverso da quell'altro, ovviamente. Questo qua è sempre a stella con la punta un po' più lunga. Allora, ricordiamo che questa è la mano destra, i pezzi sono tutti in plastica tranne il palmo, che è questo qua che è in metallo. Ok, allora cominciamo dal pollice. Praticamente tutti i pezzi nelle istruzioni sono numerati, quindi ora dobbiamo prendere tutti i pezzi con il numero 1. Eccolo qua, c'è il numero proprio qui. Ok, abbiamo montato il primo pezzo del dito, che dovrebbe essere il pollice. Ora andiamo a prendere sempre il numero 1, che è questo qua, e lo incastriamo qui. Ok, questo è il nostro primo dito, che a quanto c'è scritto dovrebbe essere il pollice. Perfetto, lo mettiamo da parte. Poi passiamo alle altre dita andando in ordine di numeri, quindi il 2, il 3, il 4 e poi il 5. Like I'm floating through the air. Ok, eccoci con le nostre 5 dita. Il procedimento era uguale per tutte, quindi si prendevano i pezzi numerati tutti quanti con lo stesso numero, quindi siamo partiti dall'1, che era il pollice, che è questo. Si inseriva la vite, in questo caso con la sigla RP, e una molla ci abitava, e sono venute fuori le nostre 5 dita. Poi passiamo al palmo e prendiamo questo, che è il nostro pezzo di ferro. Ok, questo è il nostro palmo. Abbiamo collegato praticamente l'ingresso del peg, che poi troveremo ovviamente in una prossima uscita, non abbiamo adesso. E poi andiamo a collegare innanzitutto le dita. Ok, appoggiamo su un piano il nostro palmo con tutte le dita appoggiate nel proprio buco giusto, quindi andando a riprendere i numeri come quando li abbiamo montati. Poi ci appoggiamo sopra il pezzo
che copre il palmo, e a questo punto andiamo ad avvitare con la sigla BM. Ok, e questa è la nostra mano. Qui abbiamo le nostre dita, ovviamente si possono muovere tutte, anche per poter poi impugnare la pistola. Ultimo procedimento da fare è praticamente il coprimano, che non mi ero accorto che praticamente ha la calamita e basta appoggiarlo sopra. E il gioco è fatto. Questa è la nostra mano destra. Allora, le dita sono in base, alcune sono un po' più morbide, altre sono più rigide, ma andando ad avvitare o stringere le viti che abbiamo ovviamente messo noi prima, si può modificare questa cosa. Perfetto, questa è la nostra quarta uscita, abbiamo montato la mano destra, diciamo che è semplice rispetto a quello che pensavo appena ho visto i pezzi, pensavo fosse qualcosa un po' più di complicato, invece grazie a tutti la sistemazione numerica che hanno inserito all'interno dei pezzi è stato molto semplice. Quindi questo è tutto, io vi ringrazio come sempre di averci seguiti anche per questo numero e vi do l'appuntamento al prossimo mercoledì con il numero 5. Grazie mille e ciao a tutti! Oh.